amici. Sono qui in un bellissimo locale di Genova San Nicola in compagnia di un collaboratore molto importante per me che viene giù dal Piemonte apposta. Alfredo Piemonte, che adesso sveleremo anche la sua voce l'abbiamo già svelata, però adesso sveleremo anche lui, che è un vocal coach, un autore cantautore, organizza bellissimi concorsi nel nord-ovest, giusto, di piemontese, però che ci svelerà adesso anche altre curiosità, altre cose che facciamo insieme. Siamo in un setup un po' diverso da quello che c'è su questo canale, però diciamo che è sempre una cosa molto interessante. Intanto scopriamo e presentiamo Agostino Poggio, benvenuto, grazie. Ciao, grazie. Abbiamo a te, mano, ciao Gennaro. Non ci conoscessimo. Sì, infatti, ciao a tutti, eccomi qua. Ha già detto tutto Gennaro, io sono un cantautore, ahimè, di vecchia data, perché dal 99 che percorro appunto la strada del cantautorato, poi man mano, strada facendo, ha iniziato a piacermi il mestiere dell'autore, perché comunque non è stato un ripiego, un riciclo, perché comunque l'autore è fondamentale, perché chi scrive una canzone per un interprete vuol dire che deve cucire un abito che stia bene all'interprete, perciò è una cosa anche, almeno per me, stimolante. E poi appunto produco artisti emergenti, organizzo concorsi, Gazebo Voice che è andato molto bene, a marzo ci sarà la serata degli over, a dicembre abbiamo fatto i giovani, è 3 anni che collaboro con il circuito di Area Sanremo, che è il concorso, l'unico concorso che porta i vincitori a Festival di Sanremo, e a febbraio saremo a Sanremo Discovery, che è un'audizione molto importante che vedrà impegnati tanti artisti, tanti discografici, soprattutto Roberto Rossi, che è il direttore artistico della Sony. Scusa, diciamo una cosa, vecchia data nel senso che, però nel senso buono. Io che sono uno dei tuoi arrangiatori dei pezzi, certo, vedo nei tuoi testi, scopro delle canzoni che hanno delle parole. Grazie. No, grazie. Che non è, diciamo che non è proprio. Non è così scontato. Parlando di musica appunto stracontemporanea, vediamo. Ci sono tanti artisti che però vendono, perciò personalmente io sarà che ragiono anche un po', fra virgolette, da discografico. E se uno vende, alla fine ha ragione, vediamo tanti trapper che comunque. Ecco. Criticati, tipo adesso Junior Kelly a Cali, a Sanremo, Red Ronnie, anche tanti addetti ai lavori importanti, però se lì qualche motivo ci sarà. Certo. Sicuramente i genitori, perché comunque uno che ha 8 milioni di visualizzazioni su YouTube e sui canali, vuol dire che scemo non è di sicuro ed è prodotto dalla Sony, si può dire, perciò... Ecco, da una multinazionale importante. Certo, non, diciamo, cosa facciamo insieme noi principalmente? No, noi diamo anche un input a tanti ragazzi, sì, che ci stanno ascoltando. Certo. No? Speriamo che ne siano. Cosa facciamo? Ma noi produciamo, abbiamo incominciato un anno e mezzo fa, produciamo artisti, e li confezioniamo l'inedito e poi cerchiamo di portarli. Può andare a Sanremo, ma non c'è solo il Festival di Sanremo, anche perché è molto difficile arrivare sul palco dell'Ariston, perché ogni anno prendono... Perché a Sanremo ci può arrivare o tramite la gara con le case discografiche o tramite Area Sanremo. Perciò a fronte di 2, 3, 4 mila iscritti vengono selezionati 8, 10 cantanti, perciò ovviamente è molto difficile. Però un artista può avere anche visibilità appunto su YouTube, su tutti i social network, su tutti, diciamo, gli store. Che è una cosa impossibile, cioè, no? Quindi certo, è un'opportunità, diciamo, sì, non proprio da buttare via. Chiaro. Ecco, una piccola opportunità che si dà a questi giovani. Chiaro. Volenterosi, ovviamente, che avevano volontà, passione, sì, tutto, sì, il resto, quindi bravo, che non ci scherzi. Hai tolto le parole perché di lavoro, perché noi non giochiamo. No, certo, noi non stiamo giocando, quindi certo. Il lavoro è serio e è fatto con passione. Certo. Ma beh, io direi che grazie, ho provato al bar, dico la verità, io lui volevo fargli la intervista da tanto tempo, però ho preso la parola al balzo per provare questi microfonini, certo, che vedete che abbiamo, e così ti ringrazio tanto. Grazie perché a te. Questa cosa è molto bella, anche una, certo, chiacchierata che si fa tra, sì, amici. Sì, informale, chiaro. Ultima cosa, volevo ringraziare una mia collaboratrice di Torino, Tiziana Spataro, e volevo dirvi di seguirci perché il 7 febbraio saremo a Sanremo, io,
Chiara De Lorenzo, Lorenza Truffa, Emma Pescio e Costanza Mondo. Quattro artiste provenienti da Gazebo Voice. Saremo a Sanremo con la a Sanremo Discovery grazie a Mario Greco, Roberto Rossi, Francesco Ciccotti e tutti gli altri discografici presenti. Ciao. Perfetto. Ciao, grazie.